chiamati addirittura spioni perché vengono a dire a noi mamme le angherie che subiscono, le angherie che subiscono a scuola. C'è addirittura qualche. Buongiorno ragazze, finalmente domani è l'ultimo giorno di scuola. Io sto appena tornando dalla scuola, ho portato mio figlio a scuola, Blissi la sto lasciando un attimo a casa, non vi dico che mi ha combinato stamattina perché non la posso portare in calore, non mi voglio portare stuole di cani dietro fino a casa per evitare anche incidenti. E niente, ho portato mio figlio a scuola, domani è l'ultimo giorno, domani è il 1° di giugno, si ritirano tutti, le professoresse hanno detto ormai il fatto è fatto, ritirate anche il vostro, però mi sono messa qua che non c'è il sole, però questi bulletti, bulletti del cavolo, per non dire di peggio, secondo me ci vogliono far ricordare le vacanze. Stamattina io l'ho portato fino a dentro il cortile della scuola, c'è anche la mamma di un altro compagno di classe che ci conosciamo da tanti anni e abbiamo visto che due della loro classe, quei due rompiscatole, ma se ne è aggiunto anche un altro, fra virgolette, uno che non va mai a scuola, questo bambino in un anno di scuola, quanti sono? 8-9 mesi di scuola, avrà fatto 2 mesi di frequenza, però non gli mandano assistenti sociali, non gli mandano niente. Questo ragazzino d'altronde andava anche alle elementari, non capisco come l'hanno sempre promosso e non l'hanno mai segnalato. Questo, vabbè, non sono problemi miei, non mi interessa, però uno si fa delle domande. Anche questo ragazzino insieme a un altro della prima, un altro che frequenta la prima media, che è amico di questo qua che dà fastidio in classe da mio figlio. Li abbiamo visti che li guardavano e stavano venendo perché c'era mio figlio, l'altro suo amichetto a cui danno fastidio e il figlio di questa mia amica che ogni tanto danno fastidio qui a lui non lo danno fastidio tanto perché ha problemi di salute, quindi hanno paura di avere qualche denuncia o qualcosa. Comunque fatto sta che abbiamo visto questi tre che li stavano aspettando, si vedeva palesemente che li stavano aspettando, hanno visto che c'eravamo noi due mamme, sono andati dentro la porta del plesso scolastico dove devono salire le scale, secondo me avevano tutta l'intenzione di dargli qualche spinta nelle scale, perché tu non ti nascondi nelle scale per fargli bu, per fargli cucù, qualche idea avevano. Quelli purtroppo, molti ragazzi di oggi hanno problemi a livello di tarle mentali, forse non ci arrivo, su cretini, ecco, sono un po' arrabbiata perché poi anche se lo dice alle loro mamme, le mamme sono più cretine dei figli, quelli infatti il frutto non cade mai molto lontano dall'albero, infatti si nota anche quando abbiamo avuto occasione di parlare con queste signore che sono peggio dei figli, quindi non ci puoi parlare, dovresti solamente mettergli le mani addosso, abbassarti al loro livello, perché poi, cioè, toccami tutto, non toccarmi i miei figli, io poi che ne ho uno, non so se mi spiego. Noi siamo andati fin davanti alla porta e abbiamo visto che questi comunque volevano dargli fastidio nelle scale. La mamma del compagno di mio figlio li ha acchiappati a tutte e tre, lei poi un pochino più tosta di me, e li ha cazziati. Detto: me ne sono accorta che stavate guardando ai nostri figli, voi dovete smetterla di dare fastidio, oggi e domani sono, secondo me questi ci vogliono far ricordare l'ultimo giorno di scuola, qualche spinta, rotolano le scale e poi si è visto, poi dobbiamo far rotolare anche loro dalle scale, alle madri, soprattutto alle famiglie, perché quelli è l'educazione che non sanno dargli. E finisce qua, i nostri figli erano arrivati comunque in classe perché
gli altri tre si sono trattenuti. Abbiamo fermato una professoressa, che stava anche lei, non è una professoressa dei nostri file, ha detto: io purtroppo non sto nella vostra classe. Ho detto: là c'è la nostra referente di classe, la nostra professoressa, le abbiamo detto la cosa, c'è anche l'altra professoressa sempre della nostra classe. Ma noi non ci possiamo fare niente, cioè se ne vogliono lavare le mani, a questo punto se ne lavano le mani anche loro. Io gli ho detto chiaramente: professore, io non vorrei, oggi e domani è, non vorrei che ce li fanno rotolare le scale, perché a mio figlio già settimana scorsa gli hanno dato una spinta nelle scale, che se non c'era il compagno che l'ha tenuto lo facevano rotolare, poi si può rompere un osso. Io denuncio la scuola, vi denuncio a voi, a tutti. Comunque anche le professoresse: ma noi che ci possiamo fare? Loro quando stanno in classe stanno seduti, bravi, silenzi, cosa che non è vero, perché i nostri figli ce lo dicono, che anche in classe quel gruppetto, Blissy, no, Blissy, lascia stare la pianta, via, via, lascia stare la pianta, te, vai, ciappa, Blissy. Anche in classe danno fastidio, danno veramente fastidio. Quelli li vogliono salvare, non li vogliono espellere, non li vogliono sospendere, non li vogliono bocciare. Io un altro anno così proprio sinceramente ce lo faccio. Io mo vedo, sicuramente non verranno bocciati. Io mo settimana prossima mi vado a informare all'altra scuola se c'è posto. Vado a fare il nulla osta, e a settembre non fa nulla che dovrò ricomprare tutti i libri da capo. Quelli dovrebbero essere espulsi loro, dovrebbero essere loro buttati fuori dalla scuola, e queste signore che non sanno dare l'educazione ai figli dovrebbero essere loro poi a fare tutta la spesa da capo per ricomprare i libri da zero. Uno dovrebbe denunciare pure la scuola a questo punto, perché uno, due, tre bambini, quattro bambini che sono gli unici in questa classe che vogliono studiare, vogliono imparare, devono essere presi di mira da questi bulli del cazzo, scusatemi il termine perché sono un po' arrabbiata stamattina, devono essere presi di mira da questi bulli. E tu scuola che tanto ti pavoneggi, che c'è, vengono a parlare quelli dell'antibullismo, che il bullismo è sbagliato, tutto eccetera eccetera, però tu non fai niente a questo punto per proteggere questi bambini più buoni, più gentili, più educati, che comunque vengono a scuola per studiare, per imparare, devono essere presi in giro, chiamate scimmie, chiamate figli di, chiamate scemi, cretini, chiamate addirittura spioni, perché vengono a dire a noi mamme le angherie che subiscono, le angherie che subiscono a scuola. C'è addirittura qualche bambino che poi lui non lo va a dire alla madre, ma i compagni se ne sono accorti, che nel bagno, quando va in bagno, anche quello è sbagliato, perché se tu mandi me in bagno non puoi far uscire il mio compagno, perché sai, quello qualcosa viene a fare uno alla volta, perché i professori sembra che se ne dimenticano che uno è andato in bagno e fanno uscire anche all'altro. Sono 13 ragazzi, non è una scuola di 30 alunni, dice non posso controllare a tutti, ne sono 13, molto spesso sono 10-11 di loro, perché qualcuno è assente, non riescono a controllarli, non riescono a controllarli. E questi, i due, diciamo così, quelle su 13 di loro se ne salvano 4-5, quindi tutti gli altri 9-10 ragazzini, ci sono quelli là scostumati, maleducati, che fanno casino, che non vogliono studiare, e poi ci sono quei 2-3 bulli, perché sono bulli, e niente, mi sono seduta 5 minuti. Come stavo dicendo, ci sono quei 2-3 bulli che comunque danno fastidio, e qualche ragazzino, qualche loro compagno di classe che va in bagno si vede poi raggiunto da uno di questi qua, che sicuramente l'ha picchiato, perché si dice, così mi ha detto mio figlio, che un suo compagno stava piangendo in bagno, sicuramente quell'altro che era uscito dietro senza che la professoressa si rendesse conto che ne aveva mandati due in bagno, l'aveva picchiato. Questo ragazzino alla madre non racconta niente, perché forse ha creduto a quello che dicono questi bulletti, questi piccoli maleducati, che dicono: tu poi, se lo racconti a tua madre, sei una spia. Cioè, siamo arrivati a questo punto. Però, come ho visto oggi, è vero, anche i professori e le professoresse sono stanche, però io pretendo, se porto mio figlio a scuola, pretendo che ci sia un minimo di sicurezza. Non voglio che mio figlio venga picchiato, finché rimangono parole che si prendono in giro, una parolaccia, si può sorvolare anche se non si dovrebbe, ma non voglio che mio figlio venga picchiato, non voglio che mio figlio venga spinto dalle scale. Cioè, stanno al terzo piano, una rotolata giù dalle scale, non so se mi spiego, cioè
una caduta dalle scale può avere qualsiasi conseguenza, dal graffio alla tragedia. Quindi sta loro, non mi possono venire a dire no, ma noi poi nel corridoio non possiamo controllare. Chi devo controllare io? Vengo io a scuola, lo porto fino a non ho problemi, posso accompagnarlo pure fino a su in classe. Sei tu però che dici che io, mamma, non devo entrare nell'edificio scolastico, devo rimanere fuori dalla porta. Allora, se io ti consegno mio figlio, pretendo che mio figlio sia in un luogo protetto, non in uno schifo. Come vi ho detto, settimana prossima vado a vedere, che settimana prossima, domani finiamo. Io lo volevo mandare fino al 9, perché tutti maleducati, tutta la feccia si ritira fra oggi e domani, quindi l'ultima settimana sarebbero stati 2 o 3, 4 o 5 di loro i più bravi, ce l'avrei mandato volentieri, ma le professoresse hanno detto no, che ce lo mandate a fare, tanto quello che si doveva fare è stato fatto, teneteveli a casa. Quindi io me lo tengo a casa, settimana prossima lascio a lui a casa con mio nipote, con Bissina, io me ne vado a piedi, vado all'altra scuola, vado a domandare se c'è posto, come posso fare per iscriverlo da loro. Se mi danno l'ok, vado giù, mi faccio dare il nulla osta. Se non vogliono darmi il nulla osta, gli dico chiaro e tondo che io un altro anno, da settembre a giugno, di questa vita, di avere paura che mio figlio venga fatto male, venga bullizzato, perché è bullizzare quello, non è, parliamoci chiaro, anche quando ti sfottano, se ti chiamano scimmia, se ti chiamano MM, se ti chiamano cretino, se ti chiamano parolacce varie, anche quello è una sorta di bullizzare. Non è un ambiente, non è un ambiente sereno dove poter studiare. Poi se ne vengono che i ragazzini non capiscono nulla, certo. Se io sto cercando di spiegare la lezione, io sto cercando di capire la lezione, ce ne sono 8, 9, 10 che fanno chiasso, fanno casino, ridono e stramazzano come galli e galline, senza offesa ai galli e alle galline, che sono molto meglio, secondo me. Quello che va per studiare non capisce niente, non impara niente, quindi si dovrebbe tutelare. Poi avete questi pochi studenti, questi pochi alunni che veramente sono bravi, che veramente vogliono studiare ed imparare, voi non li tutelate, ma tutelate, cercate di salvare forse, ma questi sono insalvabili. Cioè, se già i genitori dietro non gli danno un'educazione, non gli danno una base, sono insalvabili. Voi non salvate loro, ma rovinate anche questi bravi, questi vostri alunni bravi. E quindi questo doveva essere. Io sono portato, mi stavo portando mio figlio a scuola, ho detto dopo, quando torno a casa, mi faccio il video per venerdì, e dico ah, finalmente è chiusa la scuola, mi faccio un video a lei. Invece no, mi sono dovuta arrabbiare ancora, perché appunto questi, secondo me, dice, prima che chiudiamo la scuola, a questi due, a questi tre li facciamo rotolare le scale. Io mo me lo vado a prendere prima, non lo faccio scendere con il suono della campanella, quindi andrò una mezz'ora, un'ora prima e me lo vado a prendere, proprio perché non voglio che scenda con loro, voglio che rotoli le scale. Poi domani è l'ultimo giorno, la mia amica ha detto ma non ce li portiamo domani, però lui vuole andare, perché domani è l'ultima ora, c'ha la professoressa di italiano, che è una professoressa bravissima, che pure lei, poverina, subisce le angherie di questa classe di maleducati. Lei molto spesso fa lezione a mio figlio e altri due o tre ragazzini, perché gli altri fanno casino, non la rispettano. Se lei chiama i genitori non gli danno rispetto a questi figli. Io non dico che deve essere come una volta, quando se noi mancavamo di rispetto ai professori, i nostri genitori ci aiutavano il resto, no. Lì dove mio figlio viene e mi dice che ha subito una cosa ingiusta da parte di un professore, non vado ad aggredire il professore, ma cerco spiegazioni. Però lì dove mio figlio fa qualcosa di male, risponde a un professore, io due schiaffi glieli do, per educazione, che non sono due schiaffi, ma è una sgridata, una punizione, quella ci vuole. Invece vedo che molti genitori oggi, se i professori ti chiamano per dire che tuo figlio è maleducato, se ne escono dicendo ma ce l'hai sempre con mio figlio, ma mio figlio lo prendi per capo espiatorio. Ecco la Blissina sta giocando. La Blissina, oggi andiamo da Rocco, il suo fidanzato, andiamo a vedere se si vuole accoppiare, perché altrimenti proveremo con qualcun altro.
Lo proveremo con quel cane che sta qua, con quel boxer che è di un architetto dove lavora mio marito, che è più anziano, cioè non è un cane vecchio, però un cane sui 7-8 anni, 6 anni, non lo so esattamente, però non è un cane giovane. Un boxer a 8, 9, 10 anni già è considerato un cane anziano perché la vita del boxer non è lunghissima. Il boxer ha un'aspettativa di vita di circa 10 anni. Ci sono anche quelli che arrivano a 15-16 anni, però con il boxer va un po' a fortuna. Quindi quello lì, se ha già 6-7-8 anni, non è da considerarsi un cane giovane, un cane più con più esperienza. E noi vediamo. Se con oggi va male, perché non possiamo manco noi stare ad andare avanti e indietro da Villa Ricca, fra autostrada, benzina. Poi se perdiamo il momento giusto per l'accoppiamento, rischiamo un'altra gravidanza isterica e alla fine abbiamo buttato tempo, soldi di benzina e dovremmo curare un'altra gravidanza isterica. Io non voglio perché è stata malissimo, non mangiava, non giocava, cioè ha avuto un'infezione. Quindi non voglio arrivare a questo, quindi a mali estremi, estremi rimedi, ci arrangiamo col vecchietto che vi devo dire, le cambiamo fidanzato perché non è lei che non vuole, sinceramente lei l'ultima volta era abbastanza disponibile, era il ragazzo che secondo me ha poca esperienza, lui ha 2 anni e mezzo, e secondo me non si è mai accoppiato, ha poca esperienza, quindi non sapeva nemmeno lui come si fa. Andava, l'annusava, però non dava altri segni che dovrebbe dare, che io vedo i cani randagi per strada, l'altra volta che era in calore, questi cercavano di appendersi addosso come se non ci fosse un domani, quindi penso che il maschietto non gli piace la... mo vediamo se va bene oggi, speriamo, incrociamo le dita. Tanto Bissina sta qua seduta. Stamattina mi ha attirato il bordino che ho vicino al muro del bagno, un bordino di, non lo so, io lo chiamo bordino, sarebbe uno di quei paraspigoli per bellezza, l'ha tirato proprio via dal muro e l'ha rosicchiato lì per terra, ma quando viene mio marito dico, quando c'è tempo aggiustalo, perché vuole venire anche lei, vuole uscire anche lei, vuole venire con noi a scuola, ma io non posso portarlo, solo un po' di pazienza, oggi e domani e poi stiamo a casa con lei, poi quando gli passa il calore, la mattina col fresco, perché col caldo i cani non si portano in giro, la mattina col fresco andiamo a passeggiare un po'. Io adesso mi metto a fare le mie pulizie perché stamattina mi sono svegliata tardi. Io metto la sveglia alle 5 con tutta la buona volontà, ma mi sono svegliata tardi. E quindi ho pulito solo il bagno prima di uscire. Ho detto poi quando torno mi faccio le camere da letto. E nel pomeriggio, se non riesco stamattina, nel pomeriggio poi mi metto e mi faccio la cucina. Poi dobbiamo andare, come torna mio marito da lavorare, subito via spediti, dobbiamo andare a portare Bissina da Soromeo. E adesso vi lascio e vado a fare un pochino le mie cose. Lei sta qua, se io sto seduta qua, sta seduta pure lei. Prima stavamo giocando, io gli tiravo i sassolini e lei li inseguiva per prenderli, però lei non li riporta, lei li vuole tenere lei. Poi io ne prendo un altro, lei lascia quello e corre, così la faccio correre un po' avanti e indietro, che se devo correre io non ce la faccio. Ho un'età ormai, quindi non ce la faccio a correre avanti e indietro. È una bella giornata, speriamo che la giornata si mantenga bella. Il pomeriggio sta facendo sempre un po' nuvoloso. Ieri tuoni, lampi, ma poi non ha piovuto. La pioggia si è spostata dalle parti di Benevento, di Avellino, e non ha piovuto qua. Speriamo che oggi pomeriggio non piova nemmeno lì a Villa Ricca, così magari riescono ad accoppiarsi. C'è la Bissina, eccola lì, che stava inseguendo una lucertola. Mi ero dimenticata di dirvi che ieri ho venduto il tavolo. Finalmente ho venduto il tavolo, quello lì che mi sono cambiata. È venuto un ragazzo da un paesino qua vicino con la macchina, si è caricato il tavolo e se l'è portato. Devo dire la verità, quando metto in vendita qualcosa, un paio di settimane riesco. Certo, non ci vai a prendere i soldi che l'hai pagato. Però anche la metà, secondo me va bene. Ti contattano tanti che cercano di imbrogliarti, che ti vuole dare 4, uno addirittura mi voleva dare 60 euro. Io l'ho messo a 120 euro, poi l'ho sceso a 100 euro, che è più o meno la metà di quello che l'ho pagato. C'era uno, mi ha contattato, me lo dai per 60 euro, me lo vengo a prendere fino a casa, cioè il tavolo è nuovo.
aveva qualche graffio di normale usura, perché comunque non era un tavolo di bellezza, ma era un tavolo dove ci abbiamo mangiato, l'abbiamo usato. Poi ho trovato questo ragazzo che mi ha dato appuntamento per il pomeriggio, voleva venire lunedì, ma lunedì era il mio compleanno, quindi ho detto, un po' di impegni ce l'avevo, varie commissioni da fare, ho detto no, se puoi venire martedì, martedì pomeriggio, è venuto ieri sera, mio marito gli ha aiutato a caricare il tavolo, hanno smontato le gambe perché altrimenti non entrava in macchina, e ho scoperto che anche altre donne sono come me, che ogni tanto guardano su internet e gli vengono strane idee. Lui ha detto che la moglie aveva visto il tavolo e gli aveva detto: mi devi andare a prendere questo tavolo perché lo devo mettere fuori. Mi ha detto: signora, voi perché l'avete cambiato? Ho detto: no, guarda, io l'avevo preso momentaneamente finché non crescevano i cuccioli, che se no rosicchiavano le gambe di legno, però la mia idea era appunto prendere un tavolo di legno. E la mia idea era prendere un tavolo rotondo, perché io sinceramente mi trovo bene, per adesso mi trovo bene col tavolo rotondo perché c'è tanto spazio. Sto pensando di fare dei cambiamenti in cucina, poi dobbiamo dare anche il bianco, perché questa casa è umida, dà il bianco in primavera e per la primavera dopo i muri si sono parecchio anneriti. Poi c'erano i mobili, dove ho spostato gli altri mobili che avevo, è rimasto lo stacco fra la parete dipinta l'anno prima, perché quelli poi stavano agganciati al muro, e spostarli per dipingere un attimo la parete era, non dico una perdita di tempo, però si poteva evitare. Quindi mio marito non pensava che io da lì a un anno avrei cambiato mobile, e quindi si vedeva lo stacco fra la parete dipinta e quella no. Quindi mo deve dare il bianco, mo appena avrà tempo, perché mo con questo cambio di lavoro ci dobbiamo adeguare, ma inizia lunedì col nuovo lavoro, quindi ci dobbiamo un pochino stabilizzare, dobbiamo un pochino prenderci la routine, perché avrà orari diversi, quindi ci dobbiamo un po' stabilizzare, e poi vediamo di dare il bianco. Io sinceramente quando è il periodo di dare il bianco mi scoccio, perché c'è da coprire i mobili, c'è da spostare, a volte perciò io dico no, il mobile sta lì, non si vede dietro, non spostare, c'è dopo da pulire la vernice schizzata, spostare, perché poi dovremo dare il bianco anche in camera da letto, perché come vi avevo raccontato, quest'anno è stato un inverno veramente umido, che sono uscite delle macchie gialle, non sono muffe. Io ho letto che quando escono queste macchie gialle, noi avevamo dato 2 anni fa, perché avevamo dipinto la camera da letto 2 anni fa, quando ho cambiato i mobili, avevamo messo dentro la vernice un prodotto antimuffa. Quindi quando abbiamo dato il bianco c'era sto prodotto antimuffa. Infatti l'anno scorso la camera si è mantenuta un gioiellino. È vero che io l'anno scorso avevo acceso anche il deumidificatore, cosa che non ho fatto quest'anno perché consumava, e quest'anno le bollette della luce sono arrivate alle stelle, quindi ho cercato di risparmiare dove potevo. Queste macchie gialle si formano quando la muffa cerca di uscire, però c'è l'antimuffa nella vernice, allora la uccide ed esce questa macchia bianca, praticamente come se fosse muffa che voleva uscire ma è stata fermata dall'antimuffa. Quindi quest'anno deve per forza di cose ridare il bianco, però come vi ho detto io cerco di procrastinare, perché proprio madò, sposta il computer, sposta il letto, sposta il comò, l'armadio resta lì, perché l'armadio a spostarla e rispostarla, fortunatamente la parete dove sta l'armadio non fa né muffe né macchie gialle, perché è la parete che sta proprio quella lì che divide la camera da letto dalla cucina, quindi è una parete interna che non tocca con l'esterno, mentre le altre 3 pareti che hanno comunque l'esterno, che toccano l'esterno della casa, secondo me perché all'esterno è freddo, dentro è caldo, si forma questa contenza forse, e fanno questa muffa, mentre fortunatamente la parete interna, quella che divide le 2 camere, rimane sempre pulita, asciutta, non fa né macchie gialle né altro, e quindi l'armadio fortunatamente non si deve spostare, perché riempi l'armadio e con tutto quello che c'è nell'armadio poi non si sa manco dove metterlo. Sposta l'armadio, spostala senza smontarla, smontala, si rompe, si sciarma e si rompe, quindi non è cosa. Io faccio dipingere proprio tutte le pareti in generale solo quando lì nel caso che vado a cambiare mobili, come ho fatto, l'avevamo dipinta tutte le pareti in generale,
esattamente 6 anni fa, quando avevo fatto la camera da letto, quella lì in marrone, 6 o 7 anni fa, e poi l'abbiamo ridipinta 2 anni fa, quando ho cambiato e mi sono fatta la camera da letto bianca. Quindi finché la camera da letto dura, faremo le 3 pareti, e quella lì dove c'è l'armadio andremo a fare solo il muro che esce al di fuori dell'armadio. Se poi faceva la muffa, avremmo dovuto per forza di cose spostare l'armadio. E niente, mi sembra che per il momento ho finito. Prima di lasciarvi nuovamente, Blissy ieri è salita sul letto, ha visto il quadro, quello che io ho sulla parete sopra il letto, quello lì che è tipo una finestra aperta, dove pensava che era una finestra, si è buttata con le zampe nel quadro e mi ha sfondato un angolo del quadro. Ho detto con mio marito, ora mi devi un quadro nuovo perché questo è rovinato. Lì, guai che mi fa la mia bambina, eccola là, Blissy, Blissy, Blissy. Amore, che stai guardando? Blissy, Blissina. Niente, è distratta, sta guardando, non so cosa sta guardando, però sta seduta tranquilla, ci sono io, si siede tranquilla pure lei. Io vi mando un bacio, non so se questo piccolo vlog di chiacchiere come il mio solito continua, o seppure ci vediamo nel prossimo video. Intanto vi saluto.